Il titolo di oggi è dall'inserto del Foglio a pagina 1. Il titolo è Figlie e meraviglie. È un articolo di Annalena Benini dedicato a come dall'impossibilità di essere come i padri nasca un proprio mondo. Scrive: nel film di Alice Rohrwacher, che ha vinto il Grand Prix a Cannes, Le Meraviglie, una ragazzina cresce e la sua idea di felicità non è più quella di un cammello che bramisce in giardino. Il cammello è il regalo bellissimo, così gliel'aveva annunciato il papà che gli fa trovare in giardino. La sua idea di felicità non è più quella di un cammello che bramisce in giardino, nella campagna che i genitori hanno scelto come mondo, nella libertà che è anche la prigione da cui scappare, o almeno in cui far entrare la realtà. Le contraddizioni, che quando sono nostre non ci appaiono mai tali, le cose nuove, le merendine e la televisione, la canzone di Ambra non è la Rai, che è il momento magico delle sorelle grandi, con la mano sul cuore, gli occhi che brillano. E se il padre le vedesse adesso, forse direbbe che stronzate, borbotterebbe qualcosa in tedesco, qualcosa in italiano, e direbbe che è ora di lavorare, il miele va smielato, il secchio va cambiato e non deve cadere nemmeno una goccia. E la sua vita, quella che ha scelto per tutti quanti, lontano dai soldi, dalla città, dai diserbanti che avvelenano le api, dalle cose un po' più facili e leggere che quattro bambine potrebbero desiderare. È qualunque esso sia il mondo dei genitori che provoca nei figli la volontà di costruirsene un altro, diverso, magari opposto, lontano. C'è poi un riferimento al libro di Alice Munro, Uscirne vivi, scrive Annalena Benini. Alice Munro, ragazzina, prova fastidio per le speranze deluse di sua madre, per il tono di voce troppo alto, per le parole fuori luogo come uno squillo di tromba, per i boccoli che si ostina ad acconciarle ogni mattina e che lei disfa già nel tragitto verso la scuola. E ancora, il funerale di sua madre, a cui lei non partecipò perché aveva due bambine piccole, il viaggio era costoso, al marito, ma anche a lei, sembrava una formalità, scrive Annalena Benini. Il funerale della madre, la donna che aveva occupato ogni angolo della sua vita per molto tempo, passi, voce, odore di borotalco, sonnellino del pomeriggio, capelli raccolti, abiti speranzosi, balli perduti, appendicite, non era più così centrale, così inevitabile. Tutto il posto era già riempito da qualcos'altro e si trova sempre una giustificazione, poi, per i nostri atti mancati. Annalena Benini torna più avanti al film. Scrive: nel film di Alice Rohrwacher, la zia Hippie accusa il padre di voler costruire un muro attorno alle sue figlie per farle vivere come lui. Orso arrabbiato con i cacciatori, arrabbiato con le regole a cui deve uniformare la sua azienda familiare, arrabbiato anche con una lingua che non conosce fino in fondo. Annalena Benini ricorda poi dal lessico familiare di Natalia Ginzburg il padre che avrebbe voluto più entusiasmo per quelle passeggiate in montagna, la mattina all'alba, con scarpe chiodate, dure e grosse, calzettoni di lana, passamontagna, occhiali da ghiacciaio col sole che batteva a picco sulla fronte e il divieto di fermarsi negli chalet a mangiare la panna. E più avanti, e dopo molti anni, ci si sorprende a provare nostalgia per le scarpe con i chiodi e il passamontagna di lana, per la faccia rossa e gonfia spalmata di una crema gialla. E ancora, perché le cose che non ci piace fare servono ad avere voglia di scappare, ma anche a riconoscerci, a sentire che lì dentro esistiamo, anche quando non siamo felici, anche quando non ci sentiamo normali. Poi riporta un'esperienza personale con la figlia di 8 anni, quando le annuncia alla figlia una notizia bellissima: ha finito di leggere Pollyanna, e scrive Annalena Benini: intanto freme per gettarsi sui videogiochi. So che ha letto Pollyanna solo per farmi contenta, 3 pagine alla volta, e forse non leggerà mai più un libro in tutta la vita e chiuderà i libri nei bauli in soffitta. Segue poi un altro riferimento al romanzo di Miriam Tess, Un complicato atto d'amore, per considerare poi che, scrive, qualunque sia il recinto, anche il più innocuo, comodo, foderato di buone intenzioni, libertario, gentile, vorremmo distruggerlo. E tornando al film Le Meraviglie, scrive che la figlia vede il dolore del padre, l'impossibilità di cambiare, di ospitare il mondo, di capire i desideri delle sue figlie, e fa un passo in più. È un complicato atto d'amore, quello di perdonarsi, di
accettare le contraddizioni anche quando non sono le nostre. Diciamo che non ce le perdoneremo mai, però poi lo facciamo di continuo.